te frega, fa pubblico, fa audience. Cari amici, eccoci di nuovo qui a distanza di quasi un mese dall'ultima volta. Perché? Perché abbiamo una nuova, diciamo una novità da comunicare e da pubblicare, in modo da diffondere una informazione che davvero è saliente. C'è un discorso da mettere in atto, e cioè divulgare quanto più possibile queste informazioni, perché la conoscenza di queste informazioni rende l'uomo libero, e in questo caso è davvero così. Perché? Perché qui parliamo di un tema che parte da una radice di livello superiore, di maxi regime, di maxi contesto, e cioè la dilavazione, il dilavamento e la consunzione dello Stato da parte dei poteri forti internazionali, e dall'altra l'opera messa in piedi a livello locale da associazioni o da società multinazionali che si occupano della predazione del denaro pubblico. E quindi questa è la motivazione di questa denuncia. Entriamo un po' più nel dettaglio. Il discorso di oggi verte principalmente su una notizia, contro una società che si chiama Uber. Sì, però la notizia, perché è proprio di grande attualità, perché è risulta che hanno costretto alle dimissioni il ministro Lupi, che non è cosa da poco, che non è come si dice, il lupo perde il pelo e non il vizio, e su questo non c'è ombra di dubbio, quindi qualche vizietto se no non diventava ministro ovviamente, ma ha fatto un piccolo sgarro, ha fatto uno sgarro rilevante, sì, nei confronti dei loro signori. Quello che volevo dire è questo: per giorni e giorni si è parlato nelle televisioni, sui giornali, dappertutto, di questa vicenda di Lupi, e non si è detto per quale ragione è emersa questa questione. Che risultava del tutto esente da quell'inchiesta, perché non c'erano riscontri di fattispecie di reato a carico suo, tant'è che non è mai stato inquisito. Ed è la cosa strana che ci ha incuriosito molto e che ci ha fatto indagare, è proprio che non si è mai dimesso nessun ministro, neppure indagato, hanno dovuto fare le votazioni in Parlamento per mandarlo via a calci nel culo, vedasi Mastella, tanto per dirne uno. Esattamente. E viceversa, Lupi, non inquisito, comunque dà le dimissioni. Esatto, questo è il problema. Ma this is the question. E allora vediamo perché nella realtà si è dovuto dimettere. Allora qui c'è una, e questo è solo un esposto, perché ci siamo rotti le palle di fare le querele e di non essere mai controquerelati. Oltre 1200 querele, basta. O facciamo un esposto a magistratura e vediamo se il magistrato di turno ha le palle per poter incominciare a procedere con questa serie di dati che noi gli forniamo. Esattamente. No? Ok. Allora, qui c'è una denuncia contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, perché è d'accordo, lo dice esplicitamente in un'intervista a Radio Anch'io, e il Ministro dei Trasporti, che è vacante attualmente, ma comunque anche il signor Lupi, perché anche Lupi ci deve spiegare il comportamento, no, di fronte al magistrato, e vedere perché davvero si è dovuto dimettere, perché anche quello è un reato. Esattamente. Una dimissione sotto ricatto è un reato. Esattamente, importantissimo. E quindi poi il comandante della Guardia di Finanza, che non indaga mai un cazzo, e poi ovviamente i magistrati di turno, e poi la signora... E quando indaga la Guardia di Finanza si sbaglia sempre su chi deve indagare. E poi la dottoressa, che ha un nome e cognome, che si chiama Benedetta Arese Lucini, general manager di questa società fantomatica Uber Italia. Ecco, ripetiamo, la società si chiama Uber Italia, che non è il nome di quel simpaticissimo personaggio Uber delle trasmissioni che hanno avuto un grandissimo successo e hanno avuto come attore principale Terence Hill. Certo, non è quell'Uber lì. Allora,
Uber sarà forse Uber Alles? Magari. Sarà a indicare Uber magari, sopra, come superiore, come il l'apice della piramide? Ah, come l'apice della piramide, magari sì. Oppure figli dell'apice. Ecco. Oppure il dito nell'occhio. Allora, qui c'è una serie di reati: concorso formale, reato continuato, pene per coloro che concorrono al reato, circostanze aggravanti, attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, che qui va intesa come capacità economica, perché quando uno Stato è dissanguato nella sua risorsa primaria, che è il flusso monetario, che come tutti sanno è il sangue e la linfa vitale di qualunque economia. Quando si parla appunto di flusso monetario legittimo, perché in questo caso si tratterebbe delle tasse legittime dei tassinari. Certamente. E allora, qui non di quelle illegittime messe appunto dai californiani, della New Economy. Oltretutto, ma anche degli abusivi delle tasse. Poi vengono reclutati, diciamo, la manodopera spiccia, no? No, sto parlando degli abusivi di Equitalia. E io invece no, mi riferivo ai poveracci schiavizzati che si vendono per 4 soldi. Allora, qui c'è una serie di reati, fra cui abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, esercizio abusivo di professione, istigazione a delinquere, ovvero istigazione a disobbedire le leggi, ovvero associazione per delinquere, falsità materiale commessa da privato, falsità ideologica commessa da privato, falsità commessa da pubblici impiegati, che è incaricato di pubblico ufficio, furto, truffa e altro. E quindi persone offese, Repubblica Italiana, cittadini italiani, tutti gli stessi italiani operanti in regime di legittimità. Che cosa hanno fatto questi signori? Adesso non la faccio lunga perché la cosa qui è piuttosto ponderosa e quindi ve la andate poi a leggere su internet, sui nostri siti web. Sono complessivamente 28 pagine di disquisizioni. Tra cui c'è anche tutta la documentazione. Tutta la documentazione. La vera e propria denuncia consta di solo 6 pagine. 12 pagine. Ah sì, 12 pagine. Sì, 12 pagine. Quindi 6 pagine su 2 facciate. Vediamo i punti salienti. C'è un primo fatto. Il primo fatto che si riferisce al 22 marzo, cioè l'altro ieri, in cui l'ex ministro, cioè di Renzi, dice: dimissioni di Lupi, scelta saggia. Ma sottosegretari indagati non devono lasciare. Cioè, è una follia logica, è una incoerenza assoluta. Cioè, Lupi, che non è inquisito e non è indagato, deve lasciare. Viceversa, perché è lui che si è messo contro Uber. Ah, e allora ci arriviamo. Appunto. Andiamo avanti. Qui c'è tutta una bella disquisizione della Repubblica che fa sull'avvenimento e sull'enunciato ed è già tanto che Repubblica, Renzi, giornale è quanto mai ufficiale, se non ufficioso, queste cose si sono. Secondo si è fatto, è il secondo espressa. Fatto risale, però è antecedente. Ma abbiamo messo, diciamo, cambiato l'ordine e la sequenza logica, temporale e cronologica, perché così, risalendo a diciamo, la corrente del tempo, andiamo a raggiungere poi la radice del fatto. E quindi c'è un secondo fatto che è di settembre 2014, in cui c'è un'altra intervista rilasciata da Maurizio Lupi e che dice: Uber Pop si ferma, è fuori legge. Il ministro si schiera dopo l'insurrezione del taxi a Milano e invita la società californiana a fare i ricorsi che vuole, tanto comunque è fuori legge. E tutta una serie di poi conseguenze di, diciamo, logiche che vengono poi dedotte Allora, diciamo che cos'è questa Uber e che cosa propone. Che cosa è questa Uber? La Uber è una società che è stata fondata nel 2009 in California, la quale, come molte delle società nate dalle New Economy, sono esplosive in quanto a diffusione e a dilagamento proprio, no? Dilagano dovunque arrivano. Dilagano perché? Perché sono del tutto fuori legge, perché non seguono nessun vincolo preesistente della normativa e della formula giuridica imposta dallo Stato in cui si va a svolgere l'attività. Ecco perché i nostri cari governanti, facciamo un lapsus, cioè un,
lapsus un po' più ampio, e ricordiamo che i nostri cari governanti negli ultimi 10 anni più o meno, partendo da Berlusconi anche, hanno sempre vantato e citato a sproposito questa cosiddetta liberalizzazione e l'uscita dai vincoli dell'euro, dai vincoli della lira. Cioè i vincoli dell'euro ci saranno sempre. No, ma parlavo della lira, dei vincoli dell'euro a favore della lira a favore dell'euro, dei vincoli dei che è molto più vincolante della lira. Dei lacci e lacciuoli delle normative operanti nel campo fiscale, in campo imprenditoriale e quant'altro, che a loro dire dei nostri governanti vincolano troppo strettamente la libera iniziativa e quindi anche qualunque attività si voglia intraprendere. Stranamente però l'iperburocrazia italiana le libere iniziative oneste le va a vessare comunque, e quelle disoneste che fanno parte le agevola. Allora, e qui è tutto ben descritto. Allora, che cosa dice questa allora noi, per andare a essere molto laici come interpretazione, vieni qua. Allora, noi per essere molto laici nell'interpretazione e per far vedere la nostra obiettività nel giudizio, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso per buone le dichiarazioni che rilascia autonomamente nel proprio sito questa società Uber, lo dicono loro, vediamo che cosa dicono. Quindi siamo andati ad analizzare il termine di utilizzo per l'utente, che è anche il dispositivo normativo su cui si basa. Sì, ma tu prima di tutto dici esattamente di che si tratta. Ecco, perché questa è una concorrenza sreale nei confronti dei tassinari? Si tratta di un... No, allora, bisogna andare per gradi, poi arriviamo anche a rispondere a quello che tu chiedi di mettere per primo, perché andiamo a scoprire, a svelare gradualmente. Loro che cosa dicono? Parole loro, dicono: i presenti termini e condizioni di utilizzo si applicano alla visita effettuata dall'utente del rispettivo utilizzo del sito internet www.uber.com. E il servizio dell'applicazione, come di seguito illustrato, di tutte le informazioni, consigli e o servizi forniti all'utente direttamente o indirettamente attraverso i siti. Dunque, loro, Uber, dovrebbe essere un sito web di informazione. Questo è quello che dicono loro. Però, invece... però, immediatamente andiamo a seguire, vediamo che cosa dicono di seguito. Sembra senza ombra di dubbio è una società straniera che opera dall'estero in Italia. Infatti dice: il partner contrattuale dell'utente, cioè quello che poi utilizzerà il servizio, è definito in Uber BV, puntato, società privata a responsabilità limitata con sede legale in Wieselstraat 68, Amsterdam, Paesi Bassi, registrata presso la Camera di Commercio relativa con numero 53 56 17 441. Subito dopo devi dire che qualora ci fossero andiamo per gradi. Quindi Uber poi fa l'elenco delle proprie capacità, disponibilità, fornitura di servizi e quant'altro, non esaminiamolo, però ecco, a loro dire si occupano esclusivamente di mettere in contatto la richiesta di servizi fra un viaggiatore, in servizi di trasporto, con l'offerta un servizio di trasporto pubblico, che qui da noi si chiama tassista, che però loro definiscono come fornitore di servizi di trasporto, non si sa perché, e poi lo vediamo perché però. Quindi, perché i taxi sono regolati da specifiche norme di legge, fra cui anche il codice della strada. Oltretutto, e qui invece è tutto alla, come va? Alla Far West. Ma il Far West erano più seri, perché chi sgarrava lo ti tagliavano la testa. Poi ci sono altre descrizioni che tralasciamo, però loro ci tengono a dire, confermano in più occasioni, che loro sono un ruolo, sono un soggetto terzo rispetto al viaggiatore e al tassista, cosiddetto. Questo lo dicono loro. E lo ribadiscono in varie volte, però che cosa, a un certo punto casca l'asino, e sul pagamento cosa dice a proposito del pagamento? Perché questo servizio loro dicono che però è gratuito. Noi non abbiamo ancora detto di che si tratta.
l'abbiamo detto, vale. Si tratta di un servizio di trasporto fra un viaggiatore e un tassista. Allora, trasporto pubblico. Oh. Oh, di un viaggiatore il quale per il tramite di questo sito web, di sistemi di questo tipo qui, prenota un viaggio con un autista che si è in precedenza messo in contatto a disposizione con questa azienda, la quale un'azienda è una multilevel. Certo, fra l'altro. Quindi è solo una multilevel. Allora andiamo. Parliamo di pagamento. No, loro dicono l'utilizzo dell'applicazione del servizio è totalmente gratuito, no? L'applicazione, non il servizio. L'applicazione. L'utilizzo dell'applicazione e del servizio è totalmente gratuito. Uber si riserva il diritto di applicare una tariffa per l'uso dell'applicazione e del servizio, quindi adesso no, è gratuito, però poi probabilmente sarà a pagamento. Comincerà a dare regime che te lo fanno pagare. Uber è tenuta a informare l'utente quando decidesse di introdurre una simile tariffa in modo da consentirgli di scegliere se recedere o meno dal contratto. Poi, cosa molto più importante, le tariffe applicabili ai servizi di trasporto dal fornitore di servizi di trasporto sono consultabili sul sito internet e tramite l'applicazione. Uber, non il fornitore di servizi di trasporto. Uber si riserva il diritto di apportare modifiche alle tariffe su base periodica. Oh, quindi l'utente poi è tenuto a informarsi per proprio conto sulle tariffe. Quindi qualcuno ci dovrebbe spiegare come sia possibile ad un soggetto terzo, esterno ad un negozio giuridico di contratto, come loro si autodefiniscono, non semplicemente proporre, il che potrebbe anche essere accettabile, no? Perché dici sì, io faccio da mediatore, no? Vediamo di trovare un modus vivendi, no? E potrebbe andare. No, lei a Uber si riserva il diritto di apportare modifiche alla tariffa su base periodica, quindi è una cosa loro. Certamente. Con tutte le considerazioni che ne conseguono. Naturale. E in più addirittura, ancora parole loro, Uber addebiterà all'utente i costi dei servizi di trasporto forniti dal fornitore di servizi di trasporto per conto del fornitore dei servizi di trasporto. Che cazzo di giro di parole è questo? No? E tralasciamo tutto il resto. Poi dice, dulcis in fundo, non è possibile rimborsare i pagamenti effettuati. Cioè, se tu paghi e c'hai avuto un disguido o qualunque altra cosa, comunque i soldi non li prendi indietro. Esattamente. Questo è fuori dal diritto di pubblico di qualunque codice civile in Europa. Il fornitore, che sarebbe questo autista che si mette a disposizione, ipotetico, che si mette a disposizione di questa società, e la società gli offre la possibilità di mettersi in contatto con l'ipotetico viaggiatore, questo qui però è anche libero di non andare quando uno ti chiama. Sì. Cioè ci troviamo in una situazione per cui tu hai una fretta terribile perché ti perdi l'aereo, chiami uno di questi non vedono tutta la pizza cosa. Non solo. E non ti rispondono. No, non solo, non ne rispondono e non li puoi nemmeno fare causa, perché la causa la dovresti fare invece che in Italia. In Olanda, immagino un po' che roba. Allora. Quindi ricordiamo ad uso di chi ci legge che il pagamento è il corrispettivo della controparte in un negozio giuridico dell'adempimento del fare, cioè uno delle controparti fa, quindi ti trasporta il tassista, dall'altra paghi. Certo. Quindi il negozio giuridico che tu stai a 10 continenti di distanza, che sei 10 matriosche societarie di distanza, se il pagamento io lo faccio a te, tu sei responsabile, tu sei la controparte, gli altri sono tutti prestanome. E non solo, ma nel luogo dove ti ho prestato i soldi. Cioè, dove hai prestato il servizio. Sì, esattamente. Quindi come può un soggetto terzo imporre un simile diktat? È chiaro ed evidente che Uber non è un soggetto terzo, ma la reale controparte del viaggiatore, salvo però poi proporsi nelle vesti di innocente disinteressato fornitore di suggerimenti, solo di suggerimenti. Sì. Ma pensate che cazzo sono andati a inventare, cioè pensano che gli italiani sono tutti i coglioni uno più dell'altro. Cioè questa è una violazione all'intelligenza dell'essere umano, mia e di Giorgio quantomeno. Sì. Perché cioè una cosa del genere, io gli ho fatto causa principalmente perché mi hanno preso per il culo. Certo. Teoricamente io non sarei mai andato a prendere un servizio del genere, ma teoricamente e tendenzialmente avrebbero potuto in qualche modo ingannare qualcuno. Ma il bello è questo, che tu hai bisogno di prendere con grande velocità l'aereo e ti rivolgi a questo intermediario attraverso un SMS.
e a quel punto arriva uno in triciclo, no? Perché tu è libero di venire quello che ti pare. Cioè, quello ha fatto un accordo, sul triciclo ci ha messo no, l'app e dice è venuto col triciclo, che vuoi? Dice ma andiamo avanti. Dice, ma tu hai pagato la prenotazione, ma io ho pagato prenotazione per un'auto. No? È troppo forte, sì. Cioè, questa denuncia qui è veramente di una demenzialità assoluta. E ci ha scapitato un ministro italiano allora, perché si è opposto a questa gente. Due ministri, poi lo vediamo, sì. Anche il capo dei ministri, dopo lo vediamo. Allora, responsabilità, che ma cosa? Lui si svicola, lui è una guilla. Aspetta un attimo, fammi una guilla, Renzi. Non interrompere in continuazione. Dai. Responsabilità, le dicono loro, le informazioni, i suggerimenti o i servizi forniti all'utente da o tramite il sito internet, il servizio e l'applicazione sono da intendersi forniti unicamente a titolo informativo senza alcun contesto commerciale. Cioè loro dicono... Sì, il commercio non cioè mi dai i soldi, sì, però io non faccio commercio. Assolutamente. Allora andiamo avanti. Tu mi dai i soldi, io riverso Amsterdam in previsione di andare a versare in California. Certamente. Allora, quindi declinano e respingono qualunque responsabilità sulla fornitura del servizio di trasporto. Ma andiamo ancora oltre. Qua dicono praticamente che non rispondono di niente, se vuoi fargli causa gli devi far causa in Olanda. Dopodiché secondo le loro condizioni rispondono al massimo di 500 euro come in solito fino a 500 euro, per cui se te tagli una gamba sono cazzi tuoi. No? Certamente. Quindi tirando per di più appunto in ballo leggi extranazionali quando anche i somari sanno dall'articolo 25 della Costituzione che in Italia nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge secondo le leggi italiane, non certo. Secondo le leggi olandesi. Andiamo avanti. Che è un paese di pirati, di truffatori. Eh beh, le compagnie delle Indie, la compagnia delle Indie ha sede lì, non aveva sede, ha sede in Olanda. Capito? Trafficanti di diamanti. L'olandese volante, se lo sono inventato apposta. Misuratori di diamanti, calibratori di diamanti. E assassini per conto dei trafficanti di diamanti. Ricordiamoci che la prima bolla speculativa, il primo botto di borsa in epoca moderna è stato nel 1654 in Olanda, il botto dei tulipani, della borsa dei tulipani. Capito? E c'è un sacco di gente che ha pure abboccato, ma valevano l'equivalente di un tulipano, un bulbo valeva l'equivalente di un milione di euro attuali. Sì. Capito? Ecco, un bulbo, perché cercavano il tulipano nero, no? E pian piano ci si avvicinavano, non ci sono mai riusciti, la gente abboccava, no? E faceva mercimonio della feroce Saladino. Aspetta, per di più, come disposizione finale, che cosa dicono? Il testo in lingua inglese dei presenti termini di utilizzo, cioè quelli che abbiamo esaminato adesso, per l'utente, è il solo facente fede. In caso di discrepanze tra il testo in lingua inglese e la versione tradotta in una lingua straniera, tipo per esempio l'italiano, il testo di lingua inglese prevale sulle altre versioni, come se il testo unico, il testo di procedura civile e procedura penale della giurisprudenza italiana fossero carta straccia, quando lì è evidente in tutte le lingue, è scritto in tutte le salse, in tutti i modi, non in tutte le lingue, che la lingua giuridica italiana è l'italiano. Certo. Ecco, e non l'inglese. E noi a questi qui gli diremo in inglese fuck off. Come si dice? Son by a bitch. Te vaffanculo. Andando a indagare appena un po' più a fondo, ora si scopre che http.partnersuber.drive diventa un driver Uber. Oh cazzo, ma come? Dicevano che loro non prestavano servizi, certo. E qua fanno il reclutamento? Certamente. Dei guidatori? Aspetta, e poi ti permette di guadagnare con un solo click, prendi le corse tramite l'app Uber per autisti e vieni pagato autonomamente. Uber ti permette di organizzare la tua agenda e poi ancora Uber metterà a tua disposizione lo smartphone. E il successo della piattaforma 1 è sede soprattutto ai nostri autisti. Vogliamo che i nostri autisti si sentano sempre ben protetti. Aspetta, poi andiamo ancora.
se non hai ricevuto il pagamento, perché una cosa va detta importante, che il pagamento delle corse ai tassisti abusivi di Uber vengono fatte tramite carte di credito attraverso il circuito internazionale, per cui il pagamento va a finire immediatamente nelle tasche di Uber, non del tassista. È naturale. E poi settimanalmente questi poveri disgraziati devono aspettare che la Uber gli rimandi il contentino. Il bello è che quando non gliela mandano, dove cazzo li vanno a pigliare questi oltretutto, soldi? Oltretutto, infatti vorrei vedere quanti hanno preso i soldi di queste udienze. Nessuno, no? Quella è la regola, è la regola di, delle multilevel. Chi ce l'ha in culo che lo tenga, insomma. Sì, sì. Com'era? La legge del Menga, no? La famosa legge del Menga. E segnala una corsa mancante, eccetera, eccetera. Addebitare sarà tutta la materia. Ci sono 20 situazioni in cui questi signori poi smentiscono tutto il loro castello di carte precondizionato inizialmente. Allora, da tutto questo si elencano chiaramente tutta una serie di interrelazioni, coerenze, rapporti, interferenze di lavoro che nella migliore delle ipotesi sono prestazioni collaborative continuate e non dichiarate, quasi certamente non dichiarate e non legittimate dalle autorità, non concesse, non autorizzate. Nella peggiore delle ipotesi, poi, un rapporto e sfruttamento antisindacale di lavoro subordinato, nonché istigazione all'esercizio abusivo della professione e al lavoro nero, oltre che a evasione fiscale. Oltre che a truffa nei confronti di coloro che, per poter fare i tassisti, invece devono dotarsi di tutto questo. Hanno investito 150.000 euro come minimo in una licenza. Esattamente. Più devono pagare le tasse, devono pagare la concessione, l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'iscrizione alla cooperativa, perché se no non possono non lavorare, fare assolutamente è tutta una serie di operazioni, l'autorizzazione della questura, esattamente, una serie di documentazioni che non è, che è il caso qui di andare a esaminare. Cioè, per fare il tassista bisogna essere con le carte in regola, certo. No, come qualcuno mi ha detto anche ieri, che i tassisti sono tutti delinquenti. I tassisti c'hanno la fedina pelana e pulita, perché se no non lo possono fare quel lavoro, per la Madonna. È naturale. Oh, allora, questi invece no? Questi invece no, lavorano nel completo abusivismo. E quindi, insomma, tutto questo per dire che c'è, tralascio tutto il resto del multilevel, per esempio, perché c'è un discorso anche di multilevel, perché se questi poveri disgraziati di tassisti abusivi portano dentro altri tassisti abusivi, prendono un'integrazione, cioè, è un'integrazione, una porcheria sul lavoro degli altri, è una porcheria, è minimo, è una porcheria di una bassezza morale, sì, assoluta. Certo. È il caporalato del delinquente sfruttato. Il delinquente sfruttato fa il caporale dell'altro più debole di lui. Ecco, questo per dire che allora è tutto questo. Poi però non abbiamo esaminato un discorso importante, perché purtroppo ci è saltato, dove è andato a finire, e cioè che parliamo di un fatto di drenaggio importantissimo. Vediamo alla fine. Ah, ecco, importantissimo, e cioè qui parliamo di 50.000 tassisti circa in Italia, quelli che fanno la vera attività di tassista e non quelli di regolari. Affitto di auto, di garage, come si dice, quelli che fanno che ne so, per le spose, queste, sì, cose qua, ecco. Stiamo parlando di loro di tutti rispetto, cioè 50.000 tassisti in Italia che incassano mediamente 100 euro al giorno, lorde. Non gli conviene andare a lavorare. No, ma 100 euro al giorno è niente, lorde, perché hanno come minimo 40 euro al giorno di spese, come minimo. Quindi alla fine guadagnano appena un po' di più di un operaio, certo, appena un po' di più. E in con caso, in più la responsabilità con civile. La responsabilità civile, tutti i casi che sappiamo, i rischi che corrono sulla strada, le rapine che subiscono la notte, assicurazioni molto giuste, cioè. Vabbè, quindi 100 euro al giorno per 250 giorni lavorativi equivalgono a 1,25 miliardi di euro l'anno. Qui stiamo drenando con questo sistema, questa è la cosa più grave per cui abbiamo denunciato, perché quella dei tassisti è grave, ma questa è ancora più importante, perché tocca tutti i cittadini italiani in quella sfera di strategia mondiale che noi andiamo denunciando oramai da più di un lustro, sì, ma forse anche 6-7 anni saranno,
in cui diciamo, cioè, che denunciamo, c'è la... verbalmente da moltissimo tempo di più, fisicamente come denuncia, certo, proprio la Procura, certo, della Repubblica, certo, sono 7 anni e passa. Almeno. Quindi che cosa, noi che cosa andiamo denunciando? Cioè che c'è stato sottratto lo Stato da sotto il culo. Certo. Questa è, quando noi diciamo attentato contro l'integrità e l'indipendenza e l'unità dello Stato, intendiamo questo: lo Stato territorialmente è sempre lo stesso, ma ormai sfinito, ormai sfibrato, risucchiato da questa emorragia che, del flusso di denaro e di ricchezza, i beni del demanio pubblico, i beni delle grandi società di Stato, dell'ENI, dell'IRI, eccetera. Pirelli. La Pirelli ieri, per la Madonna, è mai possibile che noi abbiamo un complesso di parlamentari da decenni che non vedono niente di tutto questo? Una banda di infami assoluti. Il primo che si è permesso di dire qualcosa l'hanno fatto dimettere. Eccolo. Leggi la dichiarazione di Luppi, leggila. No, aspetta, leggo quella di Renzi che è più carina. Sì, quella di Luppi abbiamo già letta, quella di Renzi è più carina. Che dice sto stronzo? Dice, sentite, parole dette il 23 maggio 2014. E dice il signor Renzi: io ho utilizzato Uber a New York con un amico, l'ho trovato un servizio straordinario, dalla prossima settimana affronteremo anche questo. Sì, cioè questo testa di cazzo, rimbambito, rincoglionito, incapace, dichiarato incapace di intendere di volere dalla magistratura, per la Madonna, dovrebbe essere stato mandato fuori a Caggi il giorno stesso a della Caggi. Condanna. In un ricovero coatto, il TSO coatto a uno come quello. Sì. E invece sta lì e governa e decide per senza mai essere stato eletto, sì, ma solo nominato da una banda di infami pari suoi, che cosa fa? Sta lì e decide e cambia la Costituzione, sto figlio di puttana. Sì. Che dobbiamo dire di più? Allora, senti, adesso passiamo a quello che devo dire io, sempre nella stessa, sì, intervista. Va bene. Per cui ti passo questo. Eccoci qua, turn over, via. Allora, il mio intervento è solo per preannunciare i nuovi interventi che faremo. Il primo riguarda ACEA. Ah, sì, interessantissimo. Allora, siamo in una situazione di questo genere. ACEA è andata nel pallone più, sì, assoluto. È andata nel pallone e ha mandato circa un anno fa una fatturazione che equivale a 100 volte la spesa media. Questo ha riguardato una mia parente di cui io so tutto, per cui allora abbiamo subito denunciato ACEA per quello che abbiamo denunciato, perché ovviamente è proprio un ricatto, una minaccia, un ricatto oltretutto nei confronti di una persona molto anziana che ha bisogno della corrente elettrica. Quindi c'è una denuncia che abbiamo fatto seguire, anche questa, per interruzione di servizio pubblico, importantissima. L'abbiamo accompagnata con una causa che noi abbiamo aperto contro ACEA e che è in via di definizione. Bene, in risposta ACEA ha tagliato la corrente. Ah, non può, ti deve lasciare mezzo kilowatt come minimo a disposizione. Ha tagliato la corrente. Questa non lo sapevo. Abbiamo avviato in un'altra quando maniera. Quando è successo? Circa un anno fa. Noi abbiamo fatto un'altra denuncia perché ha tagliato la corrente. Certo. Il risultato è che questi continuano a mandarci dei fatturati dopo che la corrente è stata tagliata. Questo è un fatturato di 300, dopo che è stato anche telefonato alla CEA per dire: guardate che voi avete tagliato la corrente. Che cosa volete? Che cazzo volete ancora? Oddio, accidenti! Allora, il conto, allora, totale da pagare 379,63 euro. Sì, guardalo. Per un totale generale, questo è come niente fosse. Incredibile. Un anziano, che sia un anziano, si terrorizza di fronte a queste cose. Questo è vero. Si impicca, qualcuno si impicca. Sì, è vera estorsione.
noi abbiamo potuto ovviare per ovvie ragioni. Ma se questa mia parente si fosse trovata senza l'elettricità, era già morta, come già è successo per altre persone anziane. Sì, sì, come no. Anche qualche giorno fa è morto, esatto, un anziano a cui erano staccate le utenze. Esatto. Trimestre di riferimento, eccetera, eccetera. Periodo di fatturazione, c'è tutto. Periodo di conguaglio. Giorgio. Allora. Taglia, sì, hai detto che facevi solo l'annuncio. Risultano pervenuti i pagamenti di 10 documenti per un totale di 7.679 euro, 14 milioni, 14 milioni, laddove la tariffa media era di 30 euro a bolletta. Ma hai fatto un'altra ulteriore, adesso faccio un'altra denuncia per questo. Certamente. Allora, questa è la prima. Questa è la prima. La seconda, sempre per preannunciare quello che faremo. Sì, ma stringi però, non tenere, che già siamo a 30 minuti, guarda. Vabbè, che? Allora, qui è stato pubblicato il nome nominativo di tutti i dirigenti di Equitalia che, non avendone diritto, hanno firmato cartelle emesso, pazze. Emesso. Emesso, beh, è firmato, perché se non le firmavano loro non potevano essere. Ma solo loro le potevano emettere, solo quelli che hanno la firma possono emettere. Esattamente, loro le hanno fatto un abuso da d'ufficio. Esattamente, loro hanno abusato. Noi li abbiamo ampiamente denunciati, sì, già 3 o 4 anni fa. Allora, e se si è arrivati a questa conclusione è anche grazie al nostro contributo. Esattamente, siamo ormai alla Corte Costituzionale che ha dato ragione. Quindi abbiamo avuto ci ha dato ragione passaggi, per le ragioni che esatto, enunciavamo abbiamo noi. Abbiamo avuto 3 passaggi, chi lo vuole sapere dei nostri amici si vada a informare. Primo ricorso al TAR, secondo ricorso al Cosa di Stato, al Consiglio di Stato, terzo alla Corte Costituzionale che ha messo la sentenza qualche giorno fa. Tutte queste persone, essendo la sentenza numero 37. Tutte queste persone, essendo abusivi, hanno nullificato le richieste. Le richieste e quindi sono responsabili. I procedimenti di richiesta. Esattamente. Sono responsabili di danni verso lo Stato per miliardi di euro. Esattamente. Fra l'altro devono pure risarcire i vessati da parte loro. Non solo, ma dovrebbero in teoria anche risarcire le tante industrie, le tante aziende che hanno costretto a fallire. Che hanno costretto a fallire per le tasse che non avrebbero dovuto comunque pagare. Ecco perché come stanno queste cose. Questa gente qui verrà sicuramente da noi perseguitata. Noi glielo abbiamo detto, abbiamo i loro nominativi, sono tutti scritti qua. E vedremo questi quello che sono veramente fare. Esseri di malaffare. Sì. Cioè capaci, incompetenti, incapaci, incongruenti, insipienti, assolutamente inefficaci, infingardi, eccetera, eccetera, eccetera. Essendo non vincitori di concorso. Allora, cosa significa che uno non ha vinto un concorso? Significa che non sapeva quello che non, l'elemento essenziale. Non gliel'hanno fatto fare. Però un concorso cos'è? Per vedere l'idoneità è un ostacolo, un filtro. Anche se sei raccomandato, per dire. Comunque l'esame lo devi fare. Certo. No? Allora, cerchiamo di semplificare perché siamo all'ultima cosa. Proprio oggi in Campidoglio c'è un importantissimo convegno dedicato a nuove possibilità di fare la lotta contro gli insetti nocivi. Ora è tutta una truffa, ve lo diciamo, qui noi abbiamo tutta la stampata di tutti i documenti relativi. Dietro c'è sempre la baia, ricordiamo. Allora abbiamo tutti i documenti, facciamo vedere così, e qui c'è esattamente tutta la cartella, come dire, la cartella clinica, la cartella che l'industria produttrice è costretta e deve assolutamente allegare, mentre di queste cose noi diciamo di cosa si tratta. Soluzioni biorazionali per il controllo ecosostenibile di zanzare e simuli, caratteristiche e modalità applicative dei formulati a base di Bacillus thuringiensis subspecie israelensis e Bacillus che sa come mai fra 225 stati al mondo
ci sono sempre in mezzo loro. Esattamente, allora tutta questa è una operazione tendente a inquinare il territorio, è quella la vera operazione, l'inquinamento del territorio con bacilli non preesistenti, con bacilli inesistenti, dal dubbia efficacia contro le zanzare, ma dalla sicura efficacia contro la razza umana. No, sicuramente andranno ad interferire nella dinamica dell'equilibrio biologico. Biologico. Allora, qui c'è tutta la documentazione, ne parleremo al momento opportuno. Ricordiamoci che oggi alcuni personaggi apparentemente di alto rilievo, ovviamente finanziati come avviene sempre dalle multinazionali, da questa multinazionale, diranno che va tutto bene, che è un elemento innovativo, siccome il popolo si era ribellato all'inquinamento provocato da queste insufflazioni assolutamente eccessive di materiale chimico, adesso diranno no, ma questo questo è naturale, biologico. È naturale, fisiologico. Sono OGM a tutti gli effetti. E con questo ce la chiudiamo. Ciao a tutti.